Allora, buongiorno, mi avete sentito parlare prima, adesso intervengo e do anch'io il mio contributo. Io parlerò, anch'io con lo spirito della lampadina evidenziato questa mattina, cercherò di fare un piccolo flash su una cosa abbastanza spinosa che spesso è fonte di discussione all'interno delle aziende, tra costruttori, il caso di Gerardo Icam, e i potenziali utilizzatori, cioè il rapporto che c'è tra le direttive ATEX e la direttiva macchine. Cioè, il mio intervento ora un po' illustrare e sottolineare qualche criticità proprio quando le direttive ATEX, si applica in maniera congiunta alla direttiva macchine, che ovviamente è la principale direttiva di prodotto che abbraccia il maggior numero di componenti. Allora, Nexi, brevemente molti ci conoscono, altri meno, siamo stati in ingegneria, siamo circa un centinaio di tecnici divisi in 5-6 operative e, diciamo così, nell'ambito del nostro lavoro affrontiamo in maniera integrata queste problematiche, quindi dalla consulenza, l'installazione, alla protezione e alla formazione. Ovviamente il tema ATEX è un tema che abbraccia, come abbiamo visto questa mattina, diversi aspetti dall'analisi del rischio, all'analisi dei processi, agli aspetti impiantistici, agli aspetti delle macchine. Ovvio che solo strutture, diciamo così, o professionisti che hanno anche un approccio multidisciplinare, secondo noi riescono un po' ad aggredire bene queste tematiche. Allora, la direttiva ATEX è ovviamente una delle tante direttive europee che un fabbricante deve applicare e quindi quando un fabbricante appone il marchio CE ovviamente dovrebbe valutare tutte le direttive applicabili al suo prodotto e quindi nel caso della direttiva ATEX porsi la domanda: ok, ma la mia macchina potenzialmente ha anche un impatto o un'applicazione in ambito direttiva ATEX? Allora, la direttiva ATEX riguarda, e la conosciamo un po' tutti, la certificazione della valutazione di conformità di singole apparecchiature, però la direttiva ATEX si applica anche agli assiemi di apparecchiature destinate ad essere utilizzate o messe in relazione ad un'atmosfera esplosiva. I prodotti sono classici, quindi dalla componentistica elettrica in maniera indiscriminata alla componentistica meccanica, ai componenti destinati ad essere integrati in componenti elettrici o meccanici ATEX, i dispositivi di sicurezza e di protezione, quindi i sistemi di rilevazione gas qui rappresentati diciamo dall'MSA, ovviamente non sono un caso emblematico, e poi i sistemi di protezione di cui Gerardo prima vi ha esplicitato alcune applicazioni dei sistemi di filtrazione. Ovviamente, come detto prima, il tema della chiacchierata è di bene, ma se io ovviamente se io ho una macchina, quindi soggetta alla direttiva macchina, che però presenta un rischio di esplosione, come ci si comporta e come si approccia il rapporto con la direttiva ATEX? Ecco, a questa domanda determina innanzitutto che il fabbricante abbia la capacità anche di analizzare gli aspetti del processo e delle sostanze che la macchina stessa utilizza. E questo, per mia esperienza, purtroppo molti fabbricanti di macchine, non essendo dei processisti, quindi non avendo competenze chimiche sulle sostanze chimiche, qualche volta a questa domanda sono in molte difficoltà. Anche perché spesso parliamo di impianti speciali, customizzati, dove la conoscenza anche dei processi qualche volta non è così approfondita da parte dei fabbricanti stessi. Allora, la direttiva macchine cosa dice nei confronti della direttiva ATEX? Beh, ovviamente la direttiva macchine stabilisce che per alcuni rischi specifici, se presenti, la direttiva macchine cessa di essere applicata e intervengono delle direttive specifiche. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che se una macchina presenta un rischio di esplosione e questo rischio, diciamo così, potrebbe ricadere nel campo di applicazione della direttiva ATEX, allora alla macchina si applica in maniera integrata per coprire questo tipo di rischio la direttiva specifica. Quindi riguarda l'ATEX, ma riguarda anche la PEC, per esempio. Quindi la direttiva macchina dice chiaramente che la direttiva macchina si ferma come
campo di applicazione entri in gioco LaTeX quando c'è un rischio di esplosione. Il famoso requisito di sicurezza della macchina che tratta del rischio di esplosione è il famoso 1.5.7. In questo RES, cioè il requisito essenziale di sicurezza della direttiva macchine, fondamentalmente ci sono scritte due cose apparentemente molto semplici, ma dopo vedremo nelle grafiche che vi farò, insomma, poi sono sempre molto spinose a trattare. Beh, anzitutto la direttiva macchine dice a chi fa una macchina, per esempio il filtro a maniche di prima, no? Beh, anzitutto tu devi fare un analisi a rischio ed evitare qualsiasi rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa e dalle sostanze che la macchina stessa processa. Quindi da questo obbligo primario di ok, però occupati di questo rischio, gestiscilo correttamente. Se la macchina, poi dice, è previsto dalla destinazione d'uso, venga utilizzata in atmosfera potenzialmente esplosiva, allora qui entra in campo la direttiva ATEX. Però questa frase cosa vuol dire? Vuol dire che la macchina nella sua interezza, ok, deve essere installata o utilizzata all'interno di una zona classificata, tradotta nel linguaggio, diciamo, che si usa normalmente nelle aziende. In realtà la guida alla direttiva macchina poi aggiunge a quello che c'è scritto nei RES alcune altre considerazioni. La prima considerazione, che ovviamente è inserita anche nelle linee guida della direttiva ATEX, la direttiva macchina dice, bene, se hai a che fare con atmosfere di processo, cioè miscele aria più sostanze combustibili, cioè gas, vapori o polveri, non in condizioni standard atmosferiche, quindi usciamo dalle condizioni che oscillano intorno alla pressione atmosferica e normale temperatura ambiente, qui la direttiva ATEX non viene applicata. Okay? Quindi già questo non è novità in ambito ATEX. Ma la cosa che anche la nuova linea guida della direttiva macchine ha voluto sottolineare è questo aspetto. Cioè, se stiamo parlando di una macchina, è scritto chiaramente come la direttiva ATEX non si applica agli spazi interni della macchina, cioè ai volumi interni della macchina, in cui appunto può essere presente un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Ecco, questa frase, io quando l'ho letta la prima volta, giustamente come penso molti, ecco, non è così ben chiaro cosa vuole dire questa frase. No? Poi, sempre la nuova linea guida della direttiva macchina dice un'altra cosa, che i rischi di esplosione causati dalla macchina che insorgono al suo interno sono oggetti della direttiva macchina. Okay. Quindi, facciamo un esempio tradotto in termini pratici. Qui abbiamo un mescolatore industriale, quindi che è dal punto di vista direttive comunitarie una macchina, okay, l'entrante del campo applicazione delle direttive macchine. Se dentro questo mescolatore c'è una miscela, c'è un esempio, aria più vapori infiammabili, ma potrebbe essere nel settore alimentare, aria più polveri combustibili, la direttiva macchina dice, bene, siccome se tu valuti il costruttore che dentro quella macchina, cioè in un volume interno di quella macchina, c'è un'atmosfera esplosiva, lì non applichi l'ATEX, ma quel rischio interno lo gestisci con la direttiva macchina. Okay. Questo è stato scritto e sancito dalla linea guida, insomma, che ovviamente non è una norma, però ovviamente, come dire, dà un orientamento abbastanza ufficiale su questo aspetto. Poi sempre la linea guida dice un'altra cosa. Bene, se tu però valuti che dentro la tua macchina, quindi parliamo sempre del mescolatore di prima, no? Tu metti delle attrezzature, essere una sonda di livello, una sonda di temperatura, potrebbe essere qualunque altro componente elettrico, magari meccanico, ok? Il componente che tu lo installi, prevedi venga montato all'interno di questo volume interno della macchina, questo ovviamente dovrai prenderlo e sceglierlo conformemente alla direttiva ATEX. Quindi dovrai scegliere un componente che lui sì andrà ad essere installato all'interno di una zona classificata o in relazione a una zona classificata. Ecco, in questo caso, sempre la linea guida dice, bene, se tu hai solo un'atmosfera interna, la macchina
non deve riportare nella dichiarazione CE e nella marcatura il riferimento ai diritti Vatex. Ecco, questo aspetto secondo me è ancora abbastanza poco noto a molti che operano nel settore industriale, perché giustamente lo schema classico che tutti abbiamo in mente è: ma come, il costruttore ha dentro la sua macchina una zona 0 o una zona 20, facciamo finta, lui dovrebbe certificarmi la macchina in categoria 1, perché magari dentro ci potrebbero essere anche delle cause di innesco di natura meccanica che lui stesso, di cui lui stesso è responsabile in quanto fabbricante. Ecco, questo schema ovviamente crea abbastanza confusione rispetto alla posizione ufficiale stabilita in ambito direttiva macchina. Allora, la prima domanda che sorge spontanea è questa: ma allora il fabbricante deve o no classificare le zone interne della macchina? Punto di domanda. Ecco, a questa domanda, diciamo, non viene data risposta dalla direttiva macchine e dalla sua linea guida, ma in realtà da una linea guida alla direttiva ATES. Quindi dobbiamo fare un po' questo salto di documenti per cercare di capire come approcciare questo problema. Allora, la linea guida all'ATES dice che, al fine di evitare un approccio non armonizzato in ambito direttiva ATEX, non è necessario applicare il concetto di zona alla parte interna della macchina, in quanto è il concetto di zona si applica ai luoghi di lavoro, alle aree di lavoro, secondo la direttiva 99.2, poi recepita in Italia con il testo unico. Però, giustamente, io mi immagino qualunque RSPP o qualunque tecnico di un'azienda, quando gli arrivi in casa una macchina di questo tipo, la prima domanda che fa al fabbricante gli dice: scusa, ma dentro la tua macchina è zona 0 o non è zona 0? Perché poi, diciamo, dalle linee guida poi c'è il linguaggio, diciamo, operativo che si usa nelle aziende, ovviamente questo interrogativo nasce spontaneo. Allora, la linea guida all'ATEX dice: bene, allora, tu fabbricante, okay, se hai un volume interno della tua macchina, non è che non devi fare niente, non è che questo vuol dire non gestire questo tipo di rischio o non prendere determinate misure di prevenzione e protezione, no? Allora, la linea guida, la direttiva ATEX dice: bene, tu anzitutto devi fare un'analisi di rischi molto approfondita della tua macchina, anche delle parti interne della tua macchina, e quindi definire le misure di prevenzione e protezione che tu devi mettere in piedi per gestire questo rischio. Ma tradotto in termini concreti, un esempio di questo genere, un caso similare, potrebbe essere il filtro a maniche prima trattato da ICAM, no? Tipicamente i filtri a maniche in depressione, l'atmosfera esplosiva ce l'hanno all'interno del volume del filtro a maniche. E se voi prendete un filtro a maniche che magari ha come zone classificate o a rischio di esplosione solo le parti interne, ovviamente il costruttore filtro a maniche non è che deve certificare ATEX il filtro stesso, ma dovrà preoccuparsi di gestire efficacemente il rischio che si genera dentro la macchina. Ma come si fa a gestire efficacemente il rischio? Beh, l'ingegner Edoardo prima mi ha spiegato, cioè uno adotta misure protettive magari per gestire efficacemente il rischio, ma questo non determina il fatto di dover certificare ATEX una macchina che abbia un'atmosfera esplosiva al suo interno. Questo ovviamente è un perfetto parallelo a quello detto prima. Quindi, in sostanza, un costruttore di una macchina che ha al suo interno una zona o un'area di pericolo di esplosione deve ovviamente, e questo è sancito sia dalla linea guida in ambito direttiva macchina, ma ovviamente dalla norma pilastro, potremmo male tutti che approcciano il tema ATEX dovrebbero conoscere, che è la 1127, e dice chiaramente come il costruttore deve applicare il principio integrato della protezione contro le esplosioni, cioè adottare tutte le misure tecniche per prevenire l'atmosfera esplosiva, quindi inertizzando, aspirando, eccetera, eccetera. Se non può risolvere il problema con la prevenzione, evitare le cause di innesco, e quindi qua scegliendo appunto la componentistica idonea all'ambiente che ha valutato, e se proprio dalla sua analisi del rischio di macchina, tipo processo, non riesce a controllare le cause innesco, a questo punto dotare i sistemi di protezione contro le esplosioni. Quindi, ovviamente, non vuol dire che il fabbricante di una macchina non deve fare niente, vuol dire che
gestirà questo rischio dentro il dispositivo macchina senza scomodare aspetti di certificazione ATIS. E quindi, riassumendo la domanda di prima, no? Quando una macchina ha un suo volume interno, e questo ovviamente capita molto spesso nel settore delle polveri, le macchine e gli impianti per polveri, il problema più grosso ce l'hanno dentro, ovviamente, dove le polveri spesso vengono movimentate in grandi quantitativi. Allora, il fatto di dire ma dentro dichiariamo una zona o no, diciamo così, è un concetto che deve intendersi come applicazione dell'ATEX o meno, cioè vuol dire la zona ovviamente c'è, non è che non esiste, però ai fini dell'applicazione della direttiva ATEX non viene considerata, ma deve considerarsi in ambito di direttiva macchine come strumento in base al quale fare l'analisi a rischio e fare le scelte progettuali. Quindi io dico sempre, all'atto pratico, non è che un fabbricante non debba fare la classificazione, anche perché nella norma 1127, cioè la norma armonizzata in ambito di direttiva macchine ATEX, è scritto chiaramente come il costruttore debba fare la classificazione per costruire il proprio impianto. Però ai fini della certificazione, quella zona zero interna, diciamo così, si dovrebbe un po' dimenticare. E quello che vi sto dicendo viene semplicemente schematizzato in questo schemino, no? Quindi se io ho una macchina che ha solo una zona pericolosa al suo interno e quindi nella sua interezza stiamo parlando di una macchina che esternamente magari ha valutato che non c'è atmosfera esplosiva, questa macchina ovviamente verrà marcata CE secondo la direttiva macchina, e quindi il caso del filtro a maniche classico è un caso che si allinea con questo primo caso. Se invece la macchina ha sempre una zona interna e anche per esempio interamente lavora in una zona 2, per esempio, allora la macchina sì che avrà l'applicazione congiunta delle doppie direttive ATEX e macchine, e la certificazione ATEX dovrà fare riferimento alla zona esterna e quindi una marcatura compatibile con la zona esterna. Ecco, questo ovviamente è un caso che spesso noi troviamo nelle aziende, fa sorgere insomma parecchi dubbi tra i vari tecnici. Ovviamente questo è il datore, il fabbricante, ma il datore di lavoro come si approccia su queste tematiche, no? Però ovviamente il datore di lavoro ha l'obbligo di fare la classificazione delle zone, lo dice il testo unico, di fare il documento sulle protezioni contro le esplosioni, ok? E quindi un allegato ufficiale del testo unico è il documento di classificazione delle zone. Però a questo punto la domanda che si è fatto prima il fabbricante, no? Ma il fabbricante deve classificare le zone? La risposta è sì. Ma un altro problema che io riscontro nelle aziende è che in molti documenti di classificazione che girano nelle aziende, e molte aziende, alla domanda, ma scusi, ma lei ha classificato i volumi interni delle sue macchine? Eh no, l'ATEX riguarda solo le aree esterne. Ma la domanda che io gli faccio ora per controbattere, ma scusi, ma lei come fa a gestire le misure di sicurezza in ambito manutentivo? Come fa a prendere quelle misure di sicurezza compensative che magari il fabbricante ha demandato, caso classico, nei sistemi di isolamento contro le esplosioni o nei sistemi di protezione, no? Quindi ovviamente un datore di lavoro deve classificare e sapere se nei volumi interni delle macchine, in base alle sostanze, ai processi che lui utilizzerà, sono presenti atmosfere esplosive. Questo secondo me è un dubbio che è giusto chiarire e giusto secondo me puntualizzare. Altrimenti come farebbe il datore di lavoro a prendere tutte le misure di tipo manutentivo, tecnico, procedurale, per gestire il rischio, che ovviamente il rischio principale di esplosione è sempre dentro le macchine, sempre dentro le apparecchiature, dove, soprattutto nelle polveri, dove ho già una miscela pronta all'uso, diciamo, per le cause di innesco. Okay? Ecco, faccio un ultimo flash su un altro aspetto legato all'applicazione congiunta delle direttive, parlando del concetto di insieme, no? Allora, come detto prima, nel caso in cui abbiamo che un'attrezzatura o una macchina è soggetta a più direttive di prodotto, ovviamente
il fabbricante, quando fa una valutazione di conformità, deve fare una valutazione di conformità globale in base a tutte le direttive applicabili. Un problema classico che troviamo nelle aziende è che spesso queste direttive per una stessa macchina vengono affrontate da tre aziende diverse in maniera completamente scollegata, cioè la stessa macchina viene effettuata una valutazione PED magari, e quindi si valuta solo l'aspetto PED. In ambito ATEX la stessa macchina viene affrontata magari da un altro professionista, e per la direttiva macchina un altro ancora, senza avere una visione globale del rischio della macchina, che ovviamente è sempre la medesima, no? Ecco, poi l'approccio che hanno le tre direttive quando si ha a che fare con un insieme di apparecchiature è abbastanza diverso, perché la PED dice: te, tu fabbricante, metti in commercio un insieme di apparecchi a pressione, protetti, dotati di sicurezza, dotati di una funzione specifica. La PED dice: tu in ogni caso mi marchi PED l'insieme così costituito. Ecco, la direttiva macchine ATEX invece ti dicono: bene, se tu nel collegare più attrezzature o più macchine introduci dei rischi aggiuntivi non coperti dalla certificazione delle singole attrezzature, singole macchine, allora se introduci i rischi aggiuntivi mi fai il CE dell'insieme costituito. Se non c'è un rischio di collegamento, allora non sei obbligato a fare la marcatura dell'insieme delle apparecchiature costruite. Ecco, questo concetto, diciamo, si può, vado già a un esempio molto semplice, calato a un oggetto che troviamo abbastanza frequentemente, un classico reattore di un'azienda, un'azienda chimica. Ecco, quello che noi troviamo spesso è che il gruppo di agitazione e il moto conduttore, spesso l'azienda se lo compra, se lo mette in casa e prende un gruppo di agitazione certificato ATEX. Magari questo è un caso che ho scaricato da un consultore abbastanza famoso tedesco, dice: beh, io se vuoi ti do il mio gruppo di mescolazione, quindi moto conduttore più alvolo e gruppo tenute, te lo do per un gruppo 2G, cioè quindi certificato per tipicamente la zona esterna. Poi l'azienda cosa fa? Si prende un vessel, cioè si fa fare la carpenteria del recipiente a pressione, e se lo farà omologare PED da parte di un organismo notificato. Ecco, poi per la direttiva macchine sostanzialmente tipicamente non fanno niente. Cioè, io ho trovato anche aziende di primario livello internazionale dove praticamente gli agitatori sono certificati come quasi macchina, vengono installati nel gruppo del vessel di reazione, però l'azienda non completa mai l'iter CE. Quindi fondamentalmente l'errore classico è: questi sistemi vengono installati dove gli fai presente all'azienda: guarda che tu stai usando un gruppo di mescolazione che è una quasi macchina, ma tu non hai completato l'iter CE. E quindi questo è un errore classico. Ora, com'è che si fa a uscire da questo meccanismo? Il meccanismo è quello che ho detto prima, cioè le tre direttive in questi casi, secondo noi, secondo la nostra posizione, non devono essere viste e applicate in maniera disgiunta, ma è un unico iter di valutazione di conformità globale delle tre direttive che deve essere approcciato. Solo così si coprono anche dei rischi che normalmente non sono neanche verificati. Per esempio, spesso in ambito PED sui reattori magari sono certificati in ambito PED con temperature di progetto di 200 gradi, cioè ci sia scritto nella targhetta PED del serbatoio TS, cioè temperature di progetto di 200 gradi. L'azienda ha in mano il riduttore certificato con la sua classe di temperatura, però banalmente la temperatura superficiale del vessel in ambito ATEX non è gestita, non è certificata, non è valutata. Solo una valutazione integrata delle tre direttive porta in realtà ad affrontare in maniera completa tutti i rischi e senza dimenticarsi poi ovviamente dei pezzi. Quindi un approccio integrato ovviamente dovrà, gioco forza, magari anche secondo noi si possono trovare delle sinergie, perché anziché applicare, come spesso capita, la PED chiama un organismo notificato, per l'ATEX magari chiama un altro. A questo punto conviene anche
avere una sinergia nel scegliere un unico ente che più certifichi i vari aspetti in maniera integrata. Quindi questo secondo noi è anche un vantaggio in termini di rapporti e di velocità che la gestione della commessa. Chiudo la mia presentazione con due considerazioni finali. Quindi tutte queste direttive ovviamente suscitano sempre molti problemi di comunicazione, ovviamente. Problemi di comunicazione perché su queste tematiche è sicuro, insomma, se in sala c'è qualche tecnico che segue queste tematiche, penso che ognuno potrebbe avere delle sfumature di interpretazione diverse. Quindi spesso tra costruttori, consulenti dell'azienda o azienda stessa, spesso su queste tematiche nascono delle discussioni, no? Fra, io dico sempre, il suggerimento è cercare di anticipare queste analisi, questi confronti in fase di progettazione. Troppo spesso purtroppo si trova a discutere con l'impianto già funzionante di queste problematiche, dove ovviamente la risoluzione di queste problematiche è dubbistica poi con una macchina già in funzione o già pronta al collaudo. Quindi il messaggio è: cerchiamo di affrontare queste problematiche a monte in fase di progettazione, insomma, assieme tra il fabbricante e magari l'azienda stessa, quindi questo aiuta e agevola la risoluzione di molti problemi. E concludo con altre due considerazioni, quindi il suggerimento che vi diamo su queste tematiche è ovviamente avere, come dire, una vista a 360 gradi sui problemi e non solo vedere i singoli problemi, altri, spedo, macchine, ognuno con la, diciamo, con la propria fettina, ma vedere in questi casi il problema in maniera un po' più ampia. E sicuramente l'analisi del rischio in questi casi è di fondamentale importanza, proprio perché partendo dall'analisi dei processi, delle sostanze e poi della mutua influenza dei rischi, secondo me è opportuno farlo ovviamente in maniera approfondita. E dopo l'approccio multidisciplinare, è stato detto più volte, queste tematiche ovviamente spesso bisogna mettere insieme più persone. L'aspetto elettrico in azienda ci potrebbe essere il progettista o l'esperto elettrico, ci vuole magari un processista in qualche caso, che conosce bene le sostanze, come vengono usate, con che quantità, in che condizioni operative. Quindi su queste tematiche il lavoro in team secondo noi è importante, proprio perché solo mettendo insieme i contributi di tutti si riesce ad affrontare e gestire efficacemente questi rischi, che purtroppo poi in termini di magnitudo sono sempre rischi molto gravi. Quindi ritengo che sia doveroso su queste tematiche affrontarle in maniera seria e rigorosa fin dall'inizio e non, come dire, come si diceva prima, il trofinotto, vedere solo le fettine piccole, ma vedere anche in ambito di certificazione i problemi in maniera più ampia e più rotonda. Io ho concluso il mio intervento e niente, lascio la parola adesso all'ingegner Panico che ci parlerà del proprio.